Buongiorno a tutti. Oggi con Jessica vi presenteremo la nostra gita varese. Questa città è definita la città giardino. Ma Jessica, è davvero così verde? Sì, assolutamente. Varese è città giardino e città dei giardini. Le due definizioni si somigliano, però indicano in realtà due caratteristiche distinte della città. Quello che è certo che vi posso dire è che ci sono molte aree verdi e che la varietà botanica è decisamente notevole. Bene, ma quale sarà invece la chicca che ci mostrerà nel centro storico della città? Beh, Varese nasconde tanti piccoli segreti, come tutte le città che hanno una lunga storia. Nella nostra visita a Varese passeremo per esempio attraverso un arco molto stretto, però decoratissimo, che prende il nome dal suo costruttore, che è il canonico Luigi Vera. E da qui arriveremo in una delle piazze storiche più conosciute, ma anche più nascoste e più riservate di Varese, che è Piazza del Podestà, dove ancora troviamo l'antico Palazzo Pretorio, che è sede della municipalità da più di 3 secoli, e altre dimore storiche delle più nobili casate varesi. E tra tutto quello che ci mostrerai, che ci racconterai, qual è la cosa per te più curiosa o quella a cui sei più legata? Beh, una parte del racconto che mi affascina molto e che amo trasmettere ai visitatori è quella che narra di come Varese durante la rivoluzione industriale sia diventato un vero e proprio rifugio nel verde per tutti coloro che cercavano, diciamo, un'aria pulita o che volevano prendersi una pausa dal caos cittadino. Quindi Varese, così come la conosciamo noi oggi, con questi grandi parchi, con le ville Liberty, con gli alberi secolari, è frutto, possiamo dire, di questa trasformazione, di questo periodo storico, e rappresenta un concreto esempio di quello che i filosofi chiamavano la città ideale. Benissimo, e allora con questi giardini e questi bei palazzi non vediamo l'ora di raggiungerti a Varese. E io vi aspetto a Varese, a presto!